Sindaco Enzo Ferrandino, per commentare il voto delle regionali, anche nel comune di Ischia è stata comunque l'occasione per misurarsi, per confrontarsi. Un po' le varie parti hanno sponsorizzato alcuni candidati. Come amministrazione siete soddisfatti o meno del risultato ottenuto? Siamo particolarmente soddisfatti dell'esito del voto per le regionali. L'amministrazione è stata impegnata su diverse candidature, su diversi esponenti che si sono candidati alle elezioni regionali. Vi è stata una parte che ha sostenuto l'assessore uscente alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, Lucia Fortini, candidata all'interno della lista De Luca Presidente. C'è stata una parte che abbinando con diverse candidature maschili ha sostenuto il consigliere regionale uscente Bruna Fiola. Sommando chiaramente le preferenze che hanno raggiunto entrambi i candidati sostenuti dall'amministrazione, la cifra che ne derive è una cifra che dimostra lo stato di salute positivo dell'amministrazione anche in termini di gradimento all'interno del paese. Stiamo ascoltando delle analisi fantasiose da parte di altri esponenti politici che a fronte del dato numerico nettamente inferiore vorrebbero, così come sono stati bravi a propagandare notizie fake per il paese, vorrebbero rappresentare degli esiti alle elezioni che poi nella concretezza dicono ben altra cosa. Ecco, nello specifico, anche numericamente, che cosa dicono? Cioè, che cosa rappresenta il PD oggi? Che cosa rappresenta De Luca Presidente? Che sembra quasi sia, insomma, un attimino quella lista quasi, tra virgolette, preferita del Presidente De Luca. C'è cioè, un collegamento diretto con lui senza passare per il Il partito. voto che abbiamo espresso su Ischia è un voto di vicinanza al governo regionale diretto, a prescindere dall'appartenenza politica. Anche se nel votare la Fortini e nel votare il consigliere regionale Fiola, abbiamo comunque diciamo, sostenuto quei candidati che avevano testimoniato presenza sulle problematiche del nostro territorio. Da un punto di vista numerico, se si confronta con le performance che hanno conseguito gli altri candidati regionali, che pure sono stati votati da una quota parte dell'arco politico che si contrappone a noi, il divario è netto, addirittura parliamo della metà dei voti conseguiti dall'abbinamento effettuato dall'amministrazione, per cui ogni altro tipo di determinazione o di pubblica esternazione risulta essere, come al solito, frutto di valutazioni completamente false. Flash, che cosa vi aspettate ora da questi candidati che avete supportato? Fortini, tra l'altro, riconfermata nella giunta di De Luca. Ecco, il dato politico serio e importante è proprio questo. Al di là di quello che può essere il momento di verifica elettorale sul territorio, a noi interessava fortificare un collegamento con il governo regionale che già si era dimostrata attenta a quelle che erano le esigenze presenti sul nostro territorio. Adesso, con maggiore determinazione, maggiore responsabilità e maggiore consapevolezza del contributo che è stato determinante rispetto diciamo, ai risultati che sono stati conseguiti dai candidati, cercheremo di portare ad esito quelle che sono diciamo, le problematiche che abbiamo sul territorio.